Sì, siamo partiti bene, abbiamo preso un palo, ha fatto delle ottime parate, e poi abbiamo preso un gol su una deviazione molto sfortunato, come lo avevamo stati fino a quel momento. Ci siamo un po' innervositi per delle decisioni arbitrali discutibili, poi il secondo tempo non è giudicabile perché il mio errore, la mia espulsione ha compromesso tutto, quindi ho già detto, chiedo scusa alla squadra, alla società, al mister, a tutti i tifosi, perché un giocatore esperto come me non può permettersi di fare un errore del genere. Quindi il nervosismo è solo dovuto alle decisioni arbitrali? Sì, credo proprio di sì, credo anche che avevamo caricato forse un po' troppo la partita inconsciamente dentro di noi, perché sapevamo che era una partita molto importante e quindi forse in settimana ce la siamo caricata tanto e poi io non posso stare nella testa degli altri, parlo per me, sapevo che era importante, magari l'ho caricata un po' troppo, però le decisioni dell'arbitro, come ho preso la prima ammonizione, mi hanno lasciato un po' perplesso, però non voglio di certo attaccarmi a questo, ho fatto un errore nel secondo tempo, chiedo ancora scusa. E non credo che la squadra vada condannata più di tanto per quello che ha fatto all'inizio della partita. Per una squadra che si chiama Atalanta, quindi punta a, se non a vincere, arrivare nelle prime due del campionato, 5 sconfitte in 17 giornate pesano. Sono tante, non bisogna nascondersi, però noi l'obiettivo nostro è andare in Serie A. E se non andiamo in Serie A peseranno ancora di più, se poi andiamo in Serie A ce l'abbiamo fatta, nel senso io ho vinto un campionato ai playoff con il Lecce e uno primo con il Siena e posso dire che l'anno dopo giochiamo in Serie A lo stesso, e l'obiettivo nostro è quello e speriamo di arrivare tra le prime due. L'Atalanta ha la forza per arrivare tra le prime due e merita sicuramente la società di stare tra le prime due, però se poi il nostro campionato sarà da playoff cercheremo di vincere i playoff. Mister, una sconfitta amara soprattutto per come è arrivato il primo gol dopo le occasioni create nei primi 20 minuti. Vabbè sì, però sai, gli episodi fanno parte del gioco del calcio, quindi li dobbiamo accettare a malincuore e ci dispiace molto, però va bene, altro ora non possiamo fare, se non fare dare un giudizio, rimboccarci le maniche e ripartire. Dopo l'uscita dal campo di Cristiano Doni la partita è cambiata, per quale motivo? Ma non lo so, sai, a noi Cristiano comunque ci alza molto il tasso qualitativo della squadra ed è un giocatore importante. Però sai, non credo che la partita sia cambiata lì, la partita è cambiata secondo me dopo che abbiamo preso gol, quel gol un po' beffardo, una deviazione così, non siamo stati subito pronti a reagire, a parte che non è che mancava molto alla fine del primo tempo e nel secondo tempo quando forse avremmo potuto produrre magari lo sforzo migliore siamo stati un po' beffati e danneggiati dall'espulsione. Cosa ha detto Tiribocchi dopo un'espulsione? Niente. Un giocatore così di esperienza fare un fallo di frustrazione? Dopo la partita sicuramente niente, perché non è il caso di parlare dopo la partita e ne parleremo magari martedì, l'ho rivisto, il fallo era d'espulsione, non credo che lui volesse fare quel fallo, lui voleva andare in scivolata e cercare di intercettare la palla, però probabilmente ha preso poi slancio sull'erba e ha fatto un fallaccio a gamba tesa, l'espulsione dell'altra cosa era giusta, comunque ne riparleremo alla ripresa.